È fissato al 28 novembre prossimo il termine della presentazione delle domande per partecipare al secondo bando che prevede interventi a favore della creazione di impresa e delle piccole e medie imprese esistenti per la rivitalizzazione dei centri storici del programma operativo Valdagri Melandro Sauro Camastra. Per il bando è stata approvata una proroga dei termini di presentazione dalla giunta regionale. 3 milioni la cifra stanziata per avviare una nuova iniziativa, riqualificare e ristrutturare imprese nei settori del commercio, turismo, servizi, artigianato e artigianato artistico. Il bando è scaricabile dal sito internet www.regione.basilicata.it. Sono state approvate dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore Mazzocco, le graduatorie definitive della misura 121 finanziata dal piano di sviluppo rurale. Tanti giovani imprenditori che hanno colto le opportunità offerte dalla misura, che mira a introdurre nelle aziende agricole processi di ammodernamento strutturale. 132 i progetti finanziabili, 97 le iniziative rientrate nella graduatoria ordinaria e 35 quelle per gli aiuti riservati ai giovani imprenditori agricoli. Il bando, finanziato inizialmente con 11 milioni di euro, può contare attualmente su una dotazione finanziaria di oltre 20 milioni di euro, che permette di sostenere il doppio delle domande rispetto a quelle inizialmente finanziabili. Il 25% dell'importo è stato destinato ai giovani imprenditori. Si tratta di una condizione fondamentale, ha commentato l'assessore Mazzocco, perché il nostro sistema agricolo acquisti competitività attraverso la diversificazione delle attività agricole, il risparmio energetico e la gestione sostenibile delle risorse idriche. Altrettanto importante, ha aggiunto, l'attenzione da sottoporre ai progetti presentati dai giovani imprenditori che rappresentano il futuro dell'agricoltura lucana e dei nostri territori rurali. I parlamentari lucani della provincia di Matera faranno fronte comune per sollecitare al ministro Paolo Romani un'adeguata compartecipazione del governo nazionale allo sforzo economico che la regione Basilicata ha messo in campo nell'ambito dell'accordo di programma sul mobile imbottito, del quale è pronto già uno schema per la sottoscrizione che prevede il cofinanziamento per 5 milioni di euro di investimenti produttivi agevolati e investimenti per 62 milioni di euro per il finanziamento di 15 iniziative imprenditoriali. L'accordo dovrà garantire la possibilità di riutilizzare i lavoratori provenienti dalle imprese in crisi. Dobbiamo stringere i tempi e gli impegni del Ministero dello Sviluppo Economico, ha detto l'assessore alle attività produttive Erminio Restaino, per ottenere rapidamente la conclusione di questa vicenda ormai datata. C'è da spingere il Ministero a corrispondere risorse di partecipazione all'accordo di programma che si adeguate allo sforzo che fa la Regione, che si impegna a cofinanziare sulla legge 181, con le procedure della legge 181, ulteriori 6 milioni di euro. La Città della Pace per i bambini a Scanzano e Sant'Arcangelo non è più solo un progetto. L'impegno del premio Nobel Betty Williams di costruire nei due paesi un luogo di accoglienza per i bambini e le loro famiglie si sta tramutando in realtà. Sono state appena consegnate dal Comune di Sant'Arcangelo alla Fondazione le prime 6 abitazioni ristrutturate con i fondi della Regione per accogliere 20 ospiti. A fine mese saranno disponibili gli alloggi. I minori continueranno a vivere con le proprie famiglie nel centro storico di Sant'Arcangelo. E per la loro integrazione è stata prevista una rete di attività nell'area costiera di Scanzano, dove si sta costruendo un centro che potrà essere disponibile entro un anno. La Basilicata ha fatto suoi i principi di solidarietà e accoglienza, ha detto il presidente De Filippo. La Regione, insieme alla Fondazione, sta mantenendo la promessa di costruire una città della pace. Intanto i due paesi si preparano per la visita del Dalai Lama, in programma a giugno prossimo. Betty Williams riceverà un suo delegato per mostrargli i paesi della Città della Pace per i bambini. Combattere l'abbandono scolastico, garantire il rispetto di tutte le realtà presenti sul territorio, favorire una didattica innovativa, utilizzare le risorse per migliorare l'attività formativa e promuovere un interscambio culturale con le altre realtà europee. Sono alcuni degli obiettivi contenuti nel Piano regionale integrato per il diritto allo studio, relativo all'anno scolastico 2011-2012, approvato a maggioranza dalla seconda commissione consiliare, astenuto solo il consigliere Rosa del PDL.
Sono più di 7 milioni di euro le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione e destinate ai comuni e agli enti locali per garantire pari opportunità a tutti i cittadini nell'accesso al diritto allo studio. Gli interventi previsti dal cofinanziamento regionale riguardano i servizi collettivi, ad esempio mensa e trasporti, i progetti di innovazione didattica, diritto allo studio anche agli alunni con disabilità, prevedendo l'acquisto di strumenti didattici speciali. Analizzando i dati contenuti nel piano regionale per il diritto allo studio emerge quanto l'andamento demografico in Basilicata abbia influenzato l'organizzazione del sistema dell'istruzione lucana. Il 95% degli alunni della regione frequentano la scuola statale, il numero degli iscritti però negli ultimi 10 anni ha subito un calo pari al 13,5%. Il sovraffollamento delle carceri è un problema che riguarda tutta Italia e che non esclude la Basilicata. Una questione di cui si è occupato recentemente anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Il Capo dello Stato ha espresso profonda amarezza per la situazione in cui vivono i detenuti. Sentimento condiviso dal consigliere regionale di Io Amo la Lucania, Ernesto Navazio, il quale si è recato nel carcere di Potenza e ha precisato: abbiamo trovato pulizia, professionalità, ma ci sono alcune disfunzioni, insomma la medicina penitenziaria ad esempio, il piano sanitario regionale dovrebbero occuparsene molto di più. Il problema del sovraffollamento determina a cascata anche difficoltà nella gestione delle condizioni strettamente legate alla medicina penitenziaria. Un osservatorio che era previsto non si riunisce da molto tempo, è da più di un anno che è fermo, tranne alcune riunioni operative iniziali. Noi dobbiamo dare più impulso, a tal fine noi proporremo un'interrogazione all'assessore alla sanità, ma soprattutto ci impegneremo perché nel piano sanitario regionale ci siano davvero queste possibilità. Il carcere di Potenza attualmente ospita 180 detenuti rispetto ai 169 previsti dal regolamento, di questi 28 sono stranieri. Carenze si evidenziano anche in relazione al personale, gli agenti sono 128 e non 153 come richiesto dalla normativa. L'intervento del ministro dell'Ambiente Prestigiacomo e l'attenzione da parte della trasmissione Striscia la Notizia suggeriscono un'unica soluzione: chiudere il termovalorizzatore Fenice. Per il vicepresidente del Consiglio regionale Enrico Mazzeo non ci sono altre strade in attesa di risposte concrete sul problema dell'inquinamento prodotto dall'inceneritore e della messa a punto del progetto di bonifica che, ricorda l'esponente dell'IDV, dovrebbe essere presentato il prossimo 18 ottobre. Per Mazzeo è impossibile procedere senza meccanismi di controllo sicuri su tutte le emissioni, esponendo a gravi rischi la popolazione. Manca, secondo il vicepresidente del Consiglio regionale, una visione completa su natura e grado dei guasti registrati, inquinamento dell'aria e delle falde acquifere, provenienza e tipologia dei materiali trattati. Per Mazzeo la questione Fenice è una sconfitta che investe tutta la politica lucana. Una vicenda, conclude, che deve indurre a prendere iniziative anche rispetto alle altre bombe ecologiche presenti sul territorio. Sotto la lente di ingrandimento il programma operativo Valdagri, che prevede 4 linee di intervento: salvaguardia e miglioramento del contesto di vivibilità ambientale, infrastrutture essenziali, elevazione della qualità della vita, sostegno alle attività produttive. Durante l'audizione del dirigente della struttura di progetto, Francesco Pesce, in quinta commissione, è emerso che dei 350 milioni di euro stanziati sono 312 quelli impiegati al 31 dicembre 2010, con una spesa effettuata pari a 135 milioni. In particolare, per gli interventi infrastrutturali gestiti dai comuni, sono oltre 99 milioni di euro impiegati, con una spesa di quasi 39 a fronte dei 104 milioni previsti. Significative le percentuali di spesa inerenti all'edilizia scolastica e al monitoraggio ambientale, inferiori rispetto al plafond fissato, quelle legate alle aree industriali e artigianali e gli aiuti alle imprese. Il patto di stabilità e la richiesta di chiarimento sul piano di valutazione dell'impatto occupazionale al centro degli interventi dei consiglieri D'Alessandro, Robortella, Romaniello, Scaglione, Vita, Singetta, Mollica e Falotico.